Ciao ragazzi, qua ZW, bentornati sul mio canale. Dopo tantissimo tempo siamo tornati su FIFA 21, perché ragazzi, il gioco è appena uscito e quindi tornano le challenge su FIFA 21 e in particolar modo sulla carriera. Tra l'altro ragazzi, vi lascio nelle schede il mio secondo canale dove abbiamo iniziato una carriera col Monza. Ieri è uscito il primo episodio e tutte le sere alle 19 usciranno gli episodi. Sono episodi veramente belli corposi, col Monza poi, ed è una vera e propria carriera, quindi ragazzi, passate dal secondo canale e gustatevi appunto questa carriera. So già che in tantissimi diranno: ma ZW, ma io non so con che squadra iniziare la carriera, me lo puoi consigliare? Vorrei una carriera magari un pochino più facile adesso appunto che ancora siamo nella old gen, e poi a novembre iniziarne magari una un pochino più complicata con next gen, quindi con la PS5. Va bene, allora sapete cosa vi faccio? Siccome io ho il gioco in anteprima con EA Access, simuliamo tutto quanto e vediamo le squadre di Serie A come si comportano. Allora, come vi ho già detto ragazzi, simuliamo tutto. Io ho preso la Fiorentina perché la Fiorentina è una squadra di mezzo. Si spera appunto per i tifosi viola che possa fare sempre meglio, però insomma ho preso lei perché in questo modo daremo spazio alle squadre big come Juve, Inter eccetera eccetera. Quindi ragazzi, simulo tutto e poi ci vediamo con la classifica finale della Serie A. Andremo a vedere i marcatori, vediamo tutto qua e vediamo anche i colpi di mercato, quindi via. Tra l'altro sapete cosa sto notando? Che col fatto appunto che sono stati implementati gli allenamenti, diciamo dinamici, li chiamo così, ci mette veramente un sacco a simulare, quindi questo video può essere sempre più di aiuto perché appunto simulo io e voi appunto vedete. Inoltre ragazzi, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella, perché ve lo ripeto sempre, a voi non costa nulla e soprattutto il 60% di voi che guarda i miei video non è iscritto. Quindi ragazzi, iscrivetevi per supportare il canale Road to 600.000 iscritti. Dai che ce la facciamo ragazzi, se perdete questi 2 secondi di tempo per iscrivervi e cliccare la campanella. Vabbè ragazzi, è arrivato pure l'esonero dalla Fiorentina. Ok, ma fa niente, speriamo. Ok, c'è il Crotone, quindi lo accettiamo lo stesso. E l'importante ragazzi è vedere appunto la Serie A. Quindi la Fiorentina ci sta ragazzi, ci sta che mi abbia esonerato. Fa capire che il gioco è cambiato. E infatti lo scopriremo molto meglio questo FIFA 21, che a parer mio è interessante. Ah ok, l'avevamo fatta arrivare penultima. Ok vabbè, hanno fatto benissimo a esonerarmi. Siamo ultimi col Crotone, io continuo la simulazione. Però questo già ci fa capire che ragazzi, simulare non è così facile e soprattutto non è la stessa cosa. Lo vedremo magari in una career battle più avanti, fatemi sapere se la vorreste. Comunque guardate che figata che vi fa vedere direttamente i risultati di quanto sono finite le partite. Tipo dai, contro la Spezia speriamo di vincere. Speriamo di 1-1. Vabbè, ci vediamo dopo raga, sempre che non mi esonerino anche dal Crotone. Ok, eccoci, ci siamo a giugno, vediamo. Comunque dovremmo essere arrivati lo stesso ultimi, e infatti, però vabbè dai, la Fiorentina, madonna, l'abbiamo fatta retrocedere. Scusate tifosi della Viola, non era nei miei piani. Vediamo un attimino cosa è successo alla squadra del Crotone. Vedo Mustacchio che ha il +2, Ruggero che ha addirittura -7, porca miseria. Quest'anno ragazzi gli allenamenti sono veramente importanti, ma andiamo a vedere la classifica perché lo so che lo state aspettando tutti quanti. Allora, vedo un Benevento che è arrivato 18esimo, Bologna che si è salvato sul limite, facciamo le cose con calma. Quindi 20esimo Crotone, Fiorentina che è per colpa nostra, Benevento, Bologna, Spezia che si salva, Cagliari, Milan 14esimo, non me l'aspettavo per niente. Cioè, pensavo che potesse fare molto molto meglio. Parma, Torino, Hellas, Udinese, Samp nona, Napoli 8º, e la Madonna, cosa è successo? Genoa, sì vabbè, Genoa sopra il Napoli, incredibile, Atalanta 6ª, Roma 5ª, Sassuolo 4ª, Lazio 3ª e o Inter o Juve, quindi vince il primo campionato simulato di FIFA 21 l'Inter a 93 punti. E chissà ragazzi che questa possa essere la classifica finale, almeno nelle prime 3 posizioni. Chissà, io da tifoso juventino spero di no, però sarebbe anche una bella cosa, perché la Serie A ha bisogno di cambiamenti, stanno arrivando e purtroppo ho paura che quest'anno l'Inter appunto possa vincere veramente lo scudetto. Se non lo scudetto, la Coppa Italia la vince, perché hanno una squadra veramente troppo forte, Hakimi devastante e Antonio Conte è un grandissimo mister. Vediamo la Coppa Italia, chi l'ha vinta? L'Inter? Doppietta dell'Inter? Andiamo a vedere allora anche le altre competizioni. Vabbè, la Supercoppa l'ha vinta il Bayern Monaco, la Champions League chi l'ha vinta? Il Liverpool.
Ok, vediamo un po' l'italiana. Lazio è uscita ai quarti contro il Manchester City. Poi agli ottavi vediamo un po'. Il Piemonte Calcio è uscito contro il City. Strano, vabbè. Faccio un po' di autoironia. L'Inter è andata in Europa League. Vediamo se sono riusciti a vincere anche l'Europa League. No, ha vinto il Bayer Leverkusen e l'Inter è uscita contro il Manchester United in semifinale. Che peccato, sono uscite sia Roma che Inter in semifinale, altrimenti ci sarebbe stata una finale tutta italiana. Ma andiamo a vedere appunto, ragazzi, i capocannonieri. Secondo me, raga, Lukaku Immobile. Pochi gol hanno fatto. Hanno fatto veramente pochi gol. Immobile 20, Lukaku 20, Dybala 20, Correa 20, il Papu 18, Duvan 17, Ronaldo soltanto 16, con Caputo che ne fa 16 e Eriksen che ne fa 16, Osimhen 16, Garcia dell'Udinese 16, poi Rashica alla Roma, Ibrahimovic soltanto 12, Dzeko 11, Martial al Piemonte Calcio, grande acquisto che però non è servito a far vincere la Coppa comunque, il miglior assist man Dybala insieme a Luis Alberto, reti inviolate Szczęsny insieme a Strakosha, in Coppa Italia il miglior marcatore è Macias del Torino. In Champions League, incredibilmente, il bomber è Ousmane Dembélé del Barcellona e il miglior assist man è Roberto Firmino. In Europa League, invece, il miglior marcatore è Martinez del Bayer Leverkusen. Adesso andremo a vedere un po' comunque le squadre che hanno comprato. E il miglior assist man in Europa League è Gomez del Villarreal. Cucurella comunque devastante, 10 gol e 5 assist. Cucurella del Getafe, segnatevi questo nome. Io adesso voglio vedere un po' le formazioni, ma intanto vi ricordo che per maglie come queste del 2021 di tutte le squadre di Serie A, Liga, Bundesliga, Premier, Nazionali, eccetera eccetera, FC Maglia, link qua sotto in descrizione, ragazzi, mi raccomando passateci. Le maglie costano molto poco, sono fatte benissimo, ricamate. L'unica cosa è che ci mettono un pochino ad arrivare, ma siate pazienti perché comunque risparmiate veramente un sacco. Allora, voglio vedere un attimino questo Udinese perché hanno comprato un giocatore che ha fatto parecchio. Eccolo qui, questo Garcia, Santiago Garcia, sinceramente non lo conosco, comunque è un giocatore esperto, diciamo. Cos'è successo a questo Milan? Dopo vediamo anche il Napoli. Questo Milan, Ibra è decresciuto, 82, anche se quest'anno i giocatori vecchi non dovrebbero decrescere tanto. Lingard è arrivato al Milan, Sandrino Tonali sicuramente sarà cresciuto tanto. Vediamo un po' in difesa se hanno comprato qualcun altro, non hanno comprato nessuno. Vediamo un pochino anche il Napoli, ragazzi, perché Ciciretti, grandissimo, Llorente, Lozano, Insigne, Milik, Mertens, Osimhen, Petagna, qui non c'è nessuno. Coutinho al Napoli? What? Che acquisto? Come hanno fatto ad arrivare così in basso? Coutinho al Napoli. E in difesa Coleman, Koulibaly lo hanno tenuto. Ok, grandi acquisti. Il Napoli si è rinforzato un sacco. Vediamo Juve e Inter. Anzi, vediamo prima l'Inter che ha vinto il campionato. Vediamo se Mister Conte ha ricevuto altri giocatori. Ho già visto uno. Lautaro 85, Lukaku 85. Ha comprato Plea in attacco. Sanchez 79, ma è comunque forte. Barella, Eriksen, Brozovic, Guerreiro. Madonna, che cavolo di squadra si è fatta l'Inter. Perisic, Vecino, Vidal, Ashley Young, Acerbi dalla Lazio. Mamma mia, Pirola cresce molto. Ragazzi, fatemi sapere se vorreste un video con tutti i migliori giovani di FIFA 21. E in porta hanno tenuto Andanovic. Ok, vediamo la Juve, raga, poi ci salutiamo. Piemonte Calcio, ecco qui, vediamo chi hanno comprato. Correa c'è già. Dybala 89, Kulusevski, Martial appunto 85, quanto è cresciuto anche lui. Ronaldo, Morata, poi vediamo al centrocampo Arthur che è diventato 86. Vedo Gutierrez, che non mi sembra che ci fosse alla Juve. João Moutinho, ok, McLennan, Hans Nicolussi, lo conosciamo, lo saluto anche, che mi segue. Ciao Hans. Qui in difesa, dove dovevamo fare più acquisti, non hanno fatto nessun acquisto. E Szczęsny ancora con Gianluigi Buffon e Pinsoglio. Oh, vediamo anche la Roma, dai, che comunque si sono comportati bene. Vediamo un po', appunto, Rashica, poi qui a centrocampo Zaniolo l'hanno tenuto, Boak, Calafiori cresce molto, ve lo consiglio, Karsdorp, no, non ha comprato nessuno. Va bene, ragazzi, allora, per questo video di FIFA 21 è tutto. Come sempre, raga, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, è importantissimo per altri video di FIFA 21. Noi ci vediamo alle 19 sul mio secondo canale con la carriera con il Monza. Ieri è uscito l'episodio 1, oggi uscirà l'episodio 2. Vi aspetto tutti quanti, da ZV è tutto. Ciao, ragazzi.